Buonasera a tutti, Sequel e Stefano Borghi per parlare di Copa America 2019. Si avvicina sempre di più, settimana scorsa abbiamo parlato di Brasile e oggi parliamo. Siamo passati dalla squadra forse più forte ai nastri di partenza alla Cenerentola. Sì. La Bolivia. Sono d'accordo, diciamo nella nostra griglia la mettiamo al dodicesimo posto, ovvero all'ultimo. È una squadra che è fatta per la maggior parte da giocatori che militano in patria, perché il movimento boliviano non è così di respiro internazionale. Ed è una squadra che poi in queste manifestazioni ha creato delle sorprese, perché tu ti ricordi la Copa America in Argentina, debutto dell'Argentina, pareggia con la Bolivia e lì cominciano i problemi, non si sa mai quello che può succedere, però diciamo in una presentazione la Bolivia la mettiamo come la squadra che deve sorprenderci di più. Ma se dovessi dirmi la percentuale di passaggio del turno? È molto bassa, è vero che al primo turno ne passano 8 su 12, passano le prime due dei tre gironi più due terze su tre. Però insomma nel girone col Brasile, nel girone col Perù, nel girone con il Venezuela, diciamo che delle chance ce le ha, perché ce le hanno tutte, però sono le più basse dell'otto. Forse potrebbe faticare anche a fare i punti oltre che a passare. Sì, anche a fare gol sinceramente, perché nelle ultime 5 partite 4 volte non ha fatto gol e ha vinto una sola delle ultime 15 partite ufficiali giocate, un'amichevole col Myanmar, per cui non è un grande biglietto da visita. Anche se il CT Villegas, che è un CT storico del calcio boliviano e quindi una figura che ha molto seguito in patria, ha detto che ci sono delle chance significative di fare una grande Copa America. Sì, che poi non in generale fidiamo. Quando si costruisce la squadra in patria, cioè ok, magari il livello è più basso, specie se poi si parla di un paese come la Bolivia, però quantomeno il gioco, diciamo, si intendono in squadra. Si conoscono, quello sì, sai, poi... Cioè il problema del Belgio per me, per dire, al mondiale è stato proprio che ognuno giocava, chi in Premier, chi in Liga, chi in... maggiormente in Premier, però, e comunque fare un gioco unito è stato abbastanza difficile anche per il CT. Eh sì, io credo che il CT della Bolivia però firmerebbe per avere una squadra forte la metà del Belgio che abbiamo visto al mondiale. Detto questo, no, hai ragione. Sai, poi i boliviani, anche nelle competizioni internazionali come possono essere la Libertadores, la Sud America e la Sudamericana, puntano molto sul fatto che da loro si gioca in altura, si gioca a 3.500, 4.000 metri anche. Stavolta la Copa America si gioca in Brasile, per cui anche lì, no. Una domanda, l'ultima domanda. Arce, Marcelo Moreno, secondo te chi giocherà davanti? E vediamo, anche lì non filtrano molte notizie dalla PAS. È una squadra molto esperta, stai facendo dei nomi che non sono dei ragazzini rampanti, tutta gente oltre i 30 anni. Vedremo. Le carte sono molto coperte. Vediamo di scoprirle. Sai, magari rivediamo questo video fra un paio di mesi e diciamo la sorpresa era proprio lì, non ce ne eravamo accorti. Sarebbe una grossa sorpresa, ma molto grande. E allora è tutto anche per questa volta. Abbiamo parlato di Bolivia. Vi ringrazio per aver visto questo video. Passate anche sul canale di Stefano Borghi se ancora non l'avete fatto. Vi lascio come sempre il link qui sotto in descrizione. Grazie per aver partecipato a questo video. E noi ci vediamo con un nuovo video sulla Copa America 2019.